Finalmente andiamo a configurare ed installarli. È passato qualche mese da quando avevo fatto vedere un unboxing veloce, forse poco prima di Natale, l'uso di questi termometrini. Allora, sono degli smart igrometri termometri, molto piccoli, molto compatti, in una confezione, vi lascio il video qui sopra dove ve ne parlavo, ne troviamo due. Occorre ovviamente, anche in questo caso, andarli a settare, configurare con la loro app, che andremo quasi subito a vedere insieme. All'interno della confezione abbiamo comunque un manualetto che ci illustra le sue funzionalità. Mi è piaciuto molto, come vi ricordo di guardare nel video precedente, la sua possibilità di essere agganciato magneticamente, quindi di darci la possibilità di metterli praticamente ovunque. Io questi ne andrò a mettere uno nello studio, così da poter controllare effettivamente la temperatura in ogni momento dello studio, e l'altro nel patio dove abbiamo le auto, che è un patio aperto e quindi necessita di un controllo su quello che è la temperatura e la sua illuminazione. Sono Bluetooth e hanno però un range abbastanza elevato, almeno da quello che dicono. Vedremo se è realmente così. Ora andremo a scaricare l'app e cominceremo a configurarne uno in modo da avere chiaramente la visione di come si fa questo tipo di operazione, anche perché, ripeto, abbiamo visto l'unboxing qualche mese fa e poi ci siamo fermati. Ora facciamo un salto subito sull'apparecchietto e vediamo come si configurano con la sua applicazione. La sua applicazione è Sensor Blue, che comunque trovate sia su Android che su iOS, grazie anche ai QR code che trovate all'interno del manuale di istruzioni, quindi molto semplice l'installazione. Allora andiamo ad installare la nostra applicazione sul nostro iPhone e al termine cercheremo subito di fare un pairing del dispositivo. Pairing che si attiva con il pulsantino che trovate nel retro del dispositivo, però lo andremo a vedere adesso appena terminato lo scarico dell'applicazione. Apriamo l'applicazione, diamo l'ok e consentiamo tutte le notifiche. Rimuoviamo a questo punto il fermo della batteria per attivare il dispositivo. Lui è già attivo, mi dà già la temperatura che rileva qui all'interno e l'umidità che rileva qui all'interno. Ora andiamo a configurarlo tramite la sua app. Abbiamo fatto appunto aggiungi, lui dice di accoppiarlo e tramite questo pulsantino andremo a fare il pairing, premendo semplicemente una volta. Ok, è partito, l'ha immediatamente rilevato. Incredibile. Ora diamogli un fatto e il nostro dispositivo già rileva in pratica tutto: temperatura, tipo di umidità, quantità di umidità, e il segnale e la batteria. Quindi già riusciamo a vedere praticamente tutto da quello che è la nostra app. Possiamo già rinominarlo, quindi io gli darò subito un nome, questo lo chiamerò per esempio studio. Anzi, in realtà ci ho pensato adesso, no, non lo metto nello studio perché nello studio ho già un termometrino che mi dà la temperatura. Questo lo chiamerò garage perché sono curioso di vedere se funziona così lontano da diciamo la posizione dove siamo. Ok, posizione, quindi a questo punto gli dico nuova posizione garage. Calibrazione va bene, temperatura va bene, umidità va bene, perché tanto non abbiamo una necessità. Non c'è un allarme. Vediamo se c'è un aggiornamento, non ci sono aggiornamenti. Perfetto, allora questo qui è stato settato, quindi questo è garage. Ora facciamo nello stesso modo anche l'altro. Lo abilitiamo. Adesso comincerà a rilevare la temperatura anche lui e lo aggiungiamo.
Ok, si sta calibrando, bam, l'ha beccato subito, fantastico. Si sta ancora settando, quindi la temperatura e l'umidità stanno variando uno con l'altro. Questo lo chiamiamo in realtà invece patio. Patio, confermo, posizione, nuova posizione, diciamo patio, auto. Perfetto, voilà. In questo momento li abbiamo già settati entrambi, si stanno, come vedete, pian pianino allineando. Ora li lascerò un attimino qui per fare in modo che si calibrino e poi andrò a posizionarli fuori. Così vediamo anche se effettivamente il loro range di copertura è come dicono. Ora andiamo a posizionare il primo dispositivo, che è quello che volevo mettere nel patio, come vi ho detto, dove abbiamo le automobili. Ok, come vedete è tutto all'aperto e quindi con una situazione un pochettino particolare qui. Allora, dove possiamo metterlo? Cerchiamo una superficie che sia magnetica, tipo qua, che però attacca poco. No, beh, attenzione, attacca, sì. Ok, lo abbiamo messo qui, anche se preferirei... No, beh, ok, va bene, rimane riparato, coperto e comunque prende lo stesso la luce, dai, anche perché qui prenderebbe troppa... Beh, oddio, è riparato anche qua però. Prende l'aria, sì, quasi quasi lo mettiamo qui. Anche perché rimane più vicino alla casa, quindi con il Bluetooth. Però non attacca tantissimo, sì, dai, sì. Ok. Servirebbe una placchetta in questa posizione. O più in alto, magari qui. In questa posizione. Vabbè, per il momento lasciamolo qui e vediamo innanzitutto se prende. Ok, torniamo in casa. Intanto sapete che non cambio idea molto spesso io, quindi quello che volevo mettere in garage, in realtà ho pensato che è molto più comodo se lo mettiamo per esempio qui, ovvero sul terrazzo, che rimane esterno alla casa, ma almeno mi può dare la possibilità di capire la temperatura qui che c'è all'esterno. Devo capire però innanzitutto se sono impermeabili, perché qui prenderebbe comunque acqua, altrimenti lo devo applicare qui sulle grate in modo da tenerlo sempre su una parte magnetica ma comunque esterno. Adesso vado a leggere se sono idrorepellenti oppure no e poi decidiamo dove metterlo. Ok, purtroppo il suo libretto di istruzioni non ci dice assolutamente se è o non è idrorepellente, quindi se è un IP66 o 67, quindi io, onde evitare, lo posizionerei in una posizione un pochettino più sicura, quindi lo metterei, tanto per intenderci, qui. E vediamo che in questa posizione dovrebbe essere più o meno, anzi magari lo metto più spostato, perché qui sicuramente prendendo più aria è un po' più credibile. Non attacca tantissimo anche qua. Speriamo non cada. Vabbè, però lo teniamo sotto controllo. Le sue due calamitine non dovrebbero assolutamente avere problemi. Ok, lo lasciamo lì. Adesso li lasciamo per un po' e vediamo poi cosa ci dice la sua temperatura. Allora, sto monitorandoli entrambi. La cosa particolare, che è davvero particolare, è che ogni tanto quello che è patio auto perde la connessione e poi la riprende, a seconda di come io alzo il telefono. Tenete presente che patio auto è dall'altra parte opposta di dove sono io, quindi io sono praticamente attaccato a quello che è il terrazzo, infatti il dispositivo è lì, lo vedo da questa posizione. L'altro invece è in fondo di quasi all'incirca penso
12-15 metri, ma in mezzo ho i muri, in mezzo ho la parte del bagno, il bagno in fondo alla mia casa, e che è quello più grosso, quindi quello anche con una volumetria maggiore, con una finestra e una porta davanti, che in questo momento sono chiuse. E lui comunque, a secondo di come oriento in questo momento il dispositivo, il telefono, lo aggancia oppure lo sgancia. Quindi comunque ha un'ottima forza, davvero. Devo dire che dicevano che prendeva anche a lunga distanza ed effettivamente è vero, è assolutamente vero. E anche abbastanza preciso, perché in effetti le temperature si stanno più o meno allineando tra la parte qui frontale e la parte posteriore. Se io adesso mi muovo, adesso qui la telecamera mi perderà un attimo, vado a raggiungere a questo punto. Ah, bastate che mi sono spostato semplicemente di qualche metro, ha già agganciato l'altro dispositivo. Quindi davvero è incredibile, cioè prendono in un modo fantastico, incredibile davvero. E niente, cosa posso dirvi? Che è un dispositivo che non mi aspettavo funzionasse così bene per essere soltanto un Bluetooth 5.0, ma comunque davvero ha un'ottima, ottima, range di operatività. Ovviamente la batteria, cosa importante, sono delle batterie classiche, quelle da orologio, ma durano un anno perché lui ogni tanto va in stand-by. Quindi se noi chiudiamo l'applicazione, lui comunque va in stand-by e quindi non va più a continuare a chiedere di trasmettere i dati. Una cosa che ho visto è che è dotato di storia giornaliera. In pratica ogni giorno lui terrà traccia della temperatura media e dell'umidità media, ci avvisa anche della modalità di rischio di quello che potrebbe essere una precipitazione, il punto di rugiada, l'indice del calore lo vediamo mano a mano che prosegue, e la cosa simpatica è che lo si può andare ad agganciare, quindi selezionando per esempio una foto che ci fa capire dov'è il dispositivo, e quindi per avere subito, se ne abbiamo diversi disposti in casa, per sapere praticamente. Non sta registrando. Sono rimasto impressionato, davvero, davvero un ottimo dispositivo. È incredibile come, anche se è lontanissima il punto dove è stato messo il dispositivo, lui comunque mi catturi e mi dia la realtà di quello che è la temperatura. E niente, posso consigliarveli? Sì. Quanto costano? Pochissimo. Vi lascio qui sotto il link in descrizione. Hanno un prezzo davvero scandaloso, sono bassissimi come prezzo e, come avete visto, funzionano davvero davvero bene, e anche l'indice di temperatura devo dire che più o meno corrisponde. Vediamo subito. Alexa, che temperatura c'è qui fuori? In questo momento la temperatura è di 7 gradi Celsius. Per stasera la minima prevista è di 4 gradi. Ok, tenete presente una cosa, io ho messo il dispositivo qui sotto, che è riparato ed è comunque chiuso da una tettoia. Prende aria sicuramente, ma si devono un attimino ancora allineare. E tenete presente che i dati che danno di Meteo Alexa sono quelli delle centraline, che magari in questo momento sono più esposte. Ecco, sarebbe più interessante magari se riesco a posizionarlo più che quello sotto il patio, quello del terrazzo, magari in fondo al mio giardino, che rimane comunque una posizione un po' differente, quindi rimane molto più all'aperto, molto più all'aria, e secondo me si avvicinerebbe molto alla temperatura che ci ha detto la nostra cara amica. E lo terrò monitorato, vi aggiornerò su questi tipi di apparecchi, perché sono secondo me molto molto interessanti e possono darci anche un aiuto per capire un attimino le temperature che viaggiano attorno alla nostra casa. E detto questo, io vi saluto. Vi ricordo come sempre, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi qui sotto al canale, di mettere un mi piace, di cliccare sulla campanella, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Sono rimasto impressionato, davvero, davvero un ottimo, ottimo dispositivo. È incredibile come, anche se è lontanissima il punto dove è stato messo il dispositivo, lui comunque mi catturi e mi dia la realtà di quello che è la temperatura. E niente, posso consigliarveli? Sì.
Quanto costano? Pochissimo, vi lascio qui sotto il link in descrizione, hanno un prezzo davvero scandaloso, sono bassissimi come prezzo e come avete visto funzionano davvero davvero bene e anche l'indice di temperatura devo dire che più o meno corrisponde. Vediamo subito. Alexa, che temperatura c'è qui fuori? In questo momento la temperatura è di 7 gradi Celsius. Per stasera la minima prevista è di 4 gradi. Ok, tenete presente una cosa, io ho messo il dispositivo qui sotto che è riparato ed è comunque chiuso da una tettoia, prende aria sicuramente ma si devono un attimino ancora allineare e tenete presente che i dati che danno di Meteo Alexa sono quelli delle centraline che magari in questo momento sono più esposte, ecco sarebbe più interessante magari se riesco a posizionarlo più che quello sotto il patio, quello del terrazzo, magari in fondo al mio giardino che rimane comunque una posizione un po' differente, quindi rimane molto più all'aperto, molto più all'aria e secondo me si avvicinerebbe molto alla temperatura che ci ha detto la nostra cara amica. E lo terrò monitorato, vi aggiornerò su questi tipi di apparecchi perché sono secondo me molto molto interessanti e possono darci anche un aiuto per capire un attimino le temperature che viaggiano attorno alla nostra casa. E detto questo io vi saluto, vi ricordo come sempre se non l'avete ancora fatto di iscrivervi qui sotto al canale, di mettere un mi piace, di cliccare sulla campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Tra l'altro piccolo aggiornamento, è passata soltanto mezz'ora dall'ultima ripresa e si stanno allineando perfettamente, quindi giustamente occorreva un po' di tempo per far sì che prendessero la temperatura ambientale e l'umidità. Oggi infatti è una giornata esterna che c'è quello che è un po' di brumetta, come dire, si dice qui da noi, ovvero un po' di bruma, quindi un po' di umidità tipo nebbiolina a bassa altezza da terra, quindi questa umidità relativa che non è proprio pioggia, ma è un'umidità che si percepisce camminando anche soltanto in strada. Infatti dà un 80% di umidità relativa e il punto di rugiada è sempre 4 gradi 47, 5 gradi circa, e 7,81 e 8,69 le due temperature rilevate in questo momento, quindi perfettamente in linea con i 7 gradi detti prima dalla nostra Alexa.